È stata inaugurata la prima ecospiaggia con giardino dunale di Pescara, un evento di rilievo, è stato detto, non solo perché consentirà ai bagnanti, residenti e turisti di fruire di una spiaggia libera, curata e funzionale, in grado di competere non solo dal punto di vista estetico e dei servizi con le migliori realtà dell'imprenditoria balneare. L'obiettivo principale del progetto, sostenuto dalla Fatere, è infatti il ripristino e la valorizzazione del sistema dunale residuali di interesse comunitario, quindi lo sviluppo di questo tratto di Arenile come laboratorio culturale per conseguire la condivisione delle regole dell'area protetta e salvaguardare il patrimonio natura facendo leva sull'apprendimento. All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Pescara, tra gli altri Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli, il general manager della Fater Antonio Fazzari e esponenti di Lega Ambiente. È una particolare a cui abbiamo lavorato per un paio di mesi e oggi abbiamo un ottimo risultato. Sarà gestita da un'associazione di volontariato di ragazzi che voi vedete qua presenti e per noi come amministrazione comunale è un ottimo risultato. Quali sono le caratteristiche di questa spiaggia? Questa è una spiaggia ecospiaggia, ecosostenibile, quindi è tutto incentrato sulla ecosostenibilità. E si ricreano pure le dune che c'erano un tempo, insomma l'ambiente che c'era un tempo qui a Pescara. Abbiamo ricreato proprio questa situazione delle dune, le piante che sono autoctone, quindi ci sono dei giochi particolari per i ragazzi down e abbiamo creato anche la pensilina che arriva quasi al mare, quindi sarà a disposizione di tutti. Mi piace questo progetto particolarmente perché sì, abbiamo recuperato un bellissimo giardino dunale, come vedete, e inviteremo i bambini di Pescara a parlare di come rispettare l'ambiente, però oggi abbiamo anche reso questa città un po' più inclusiva e aperta. Grazie a questo intervento le persone con disabilità motoria potranno accedere più facilmente alla battigia, ma anche bambini in carrozzina. E poi questi spazi sono pensati proprio per aprirsi a tutte le diversità. Avremo una bellissima associazione che la gestirà, quindi veramente siamo contenti che con l'amministrazione siamo riusciti a fare qualcosa che oggi inizia e non vediamo l'ora che sia popolata dalle persone che ci verranno a visitare.